C'è nel mondo una grave emergenza migratoria che la comunità internazionale deve affrontare rispettando la dignità umana di chi fugge da guerre e miseria in cerca di un futuro di speranza. Incontrando gli ambasciatori di tutto il mondo per gli auguri di inizio anno, Papa Francesco lancia un appello ad ascoltare la voce di popoli in cammino, ricordando le tante migrazioni della storia dell'umanità narrate dalla Bibbia, come l'Esodo. Davanti ai rappresentanti dei 180 stati che hanno rapporti diplomatici con la Santa Sede, il Pontefice sottolinea che questo anno giubilare può essere l'occasione propizia perché la fredda indifferenza di tanti cuori sia vinta dal calore della misericordia che trasforma il timore in amore e ci rende artefici di pace. E la più grande indifferenza da vincere oggi è quella che ci rende sordi al grido dei migranti. È la voce delle migliaia di persone che piangono in fuga da guerre orribili, da persecuzioni e violazioni dei diritti umani o da instabilità politica o sociale, che rendono spesso impossibile la vita in patria. È il grido di quanti sono costretti a fuggire per evitare le barbarie indicibili praticate verso persone indifese, come i bambini e i disabili, o il martirio per la sola appartenenza religiosa. Accanto a chi fugge dai conflitti, denuncia Francesco, c'è chi fugge dalla miseria estrema e spesso non rientra nei sistemi internazionali di protezione. Come non vedere in tutto ciò il frutto di quella cultura dello scarto che mette in pericolo la persona umana, sacrificando uomini e donne agli idoli del profitto e del consumo? È grave assuefarci a queste situazioni di povertà e di bisogno, ai drammi di tante persone e farle diventare normalità. Occorre quindi un impegno comune per impedire che altre vite vengano sacrificate per la mancanza di risorse e soprattutto di volontà politica. Anche oggi, e prima che sia troppo tardi, molto si potrebbe fare per fermare le tragedie e costruire la pace. Ciò significherebbe però rimettere in discussione abitudini e prassi consolidate a partire da problematiche connesse al commercio degli armamenti, al problema dell'approvvigionamento di materie prime e di energia, agli investimenti, alle politiche finanziarie di sostegno allo sviluppo, fino alla grave piaga della corruzione. L'ondata migratoria che sta colpendo l'Europa, spiega il Papa, sembra far vacillare il suo sistema di accoglienza e i suoi valori di umanità, dignità e solidarietà. Ma il vecchio continente ha gli strumenti per trovare il giusto equilibrio tra il duplice dovere di tutelare i diritti dei propri cittadini e garantire assistenza e accoglienza dei migranti. È importante che le nazioni, in prima linea nell'affrontare l'attuale emergenza, non siano lasciate sole, ed è altrettanto indispensabile avviare un dialogo franco e rispettuoso tra tutti i paesi coinvolti nel problema di provenienza, di transito o di accoglienza, affinché con una maggiore audacia creativa si ricerchino soluzioni nuove e sostenibili. Nel suo ampio discorso, Papa Francesco ha ricordato anche che ogni esperienza religiosa autenticamente vissuta non può che promuovere dialogo e pace, come è stato fatto a Bangui, nella Repubblica Centrafricana, scelta per aprire la prima porta santa del Giubileo e per lanciare un messaggio di pace insieme alla comunità musulmana. Perché il dialogo, ha spiegato il Papa, è il miglior antidoto all'individualismo, che è alla radice dell'indifferenza verso il prossimo. Solo una forma ideologica e deviata di religione, ha chiarito, può pensare di rendere giustizia nel nome dell'Onnipotente, deliberatamente massacrando persone inermi come è avvenuto nei sanguinari attentati terroristici dei mesi scorsi in Africa, Europa e Medio Oriente.